La luce si accende, questa è l'edizione straordinaria di Spuntini Letterari. Questa Lexio Magistrali dedicata a chi? È dedicata in questo caso a un volume che abbiamo realizzato, ma non saremo noi a condurre perché sennò ce la facciamo, ce la suoniamo e non va bene, non è professionale, però progetto dell'Accademia Italiana di Gastronomia e soprattutto, come vedete dal titolo che scorre, l'Università Telematica San Raffaele Roma. Avremo un giornalista, conduttore, direttore di un'emittente, certo, di Teletruria. Eccolo qua che lo faccio vedere perché da adesso in poi è lui che guida tutta. Luca Caneschi, sei tu che guidi, che non capita sovente. Direttore di Teletruria, Luca Caneschi. Allora, Luca. Allora, intanto vi ringrazio per avermi dato questa opportunità. Sono molto contento anche di aver avuto l'occasione di leggere La guida alla felicità alimentare. So molte più cose di prima. Sono anche un po' più felice, e questo non è cosa da poco. Sono anche un po' più felice alimentarmente, terzo elemento. Voglio ragionare su alcune cose che ovviamente sono contenute in questo libro e che credo siano di grande interesse davvero per tutti. Ma partiamo da un elemento, l'elemento fondamentale. Voi avete già scritto molti libri, questo è il 22esimo, anche se ancora dovete camminare per raggiungere Camilleri che ne ha scritti 100, però intanto siccome lui ovviamente, purtroppo non ne scriverà più, quindi c'è la possibilità di raggiungere questo obiettivo. Perché la felicità alimentare deve essere considerata un diritto? Questa è la prima domanda che voglio fare. Parti te. Perché la felicità nelle costituzioni del Nord Europa e in America specialmente è proprio nella Costituzione. Cioè l'essere umano ha il diritto alla felicità a 360 gradi. E visto e considerato che la felicità è un qualcosa, che è un esercizio, come proprio diceva il nostro approccio gastrosofico, ossia del fattore che è un esercizio di pensiero e quindi diventa consapevolezza e diventa virtù, quindi la virtù del cibo, il diritto al cibo dovrebbe essere per tutti e per noi paesi occidentali lo è, quindi attraverso il cibo e la sua consapevolezza si può raggiungere una felicità perché il nostro corpo può stare meglio e quindi avere energia, avere proprio quel senso di beatitudine che ognuno di noi dovrebbe avere. Io aggiungo, in due parole che aggiungo a lei, perché alla fine parliamo di culture e politiche alimentari gastronomiche anche nel nostro corso di laurea dell'Università San Raffaele di Roma, quindi il cibo credo, caro Luca, che ormai sia diventato un elemento culturale che va sempre tenuto in grande considerazione, perché se c'è il cibo, l'acqua, le risorse naturali sono sfruttate al meglio, la comunità vive più felice, cioè è un concetto da l'io al noi, perché è il sistema che deve essere virtuoso. Questo, credo. Anche perché poi esiste un ministero, quindi il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Quindi. Allora, come si arriva a raggiungere la felicità alimentare? Qualcuno che ci ascolta potrebbe pensare, mangiando più possibile, mangiando le cose più costose possibile, magari anche più esotiche possibile. In realtà la copertina di questo libro vede, oltre all'immagine della copertina ad alto di Nicola Impallomeri, oltre a voi due, c'è della frutta, delle uova, dei pomodori e del pane. Quindi, diciamo, gli alimenti più semplici che uno possa immaginare. Quindi la felicità si raggiunge attraverso la semplicità, se questa immagine parla di quello che poi è contenuto nel libro. Allora, parto io con la risposta. Sì, infatti c'è l'idea che la felicità sia mangiare cose esclusive, che ne so, il tartufo perché è particolarmente costoso perché, o altri alimenti ricercatissimi e strani. Invece la felicità è dimostrato, secondo tutte le ricerche dei dati che noi abbiamo preso, perché questo libro, alla fine ci tengo a dirlo, sono la summa, Luca, delle idee dei grandi pensatori di tutto il mondo, sia di Oriente che di Occidente. Ribadisco anche Oriente, perché in Oriente la visione del cibo ce l'hanno molto più multidisciplinare, molto più ampia, e devo riconoscere che il concetto stesso di felicità è espresso nel dare valore a ciò che si mangia. Può essere un frutto? Se io consapevolmente mangio una mela, la cosa più semplice che abbiamo anche in Toscana, in Valdichiana, ma la mangio con consapevolezza, nel momento che la considero per il suo arrivo a livello agricolo, gli atti che sono stati fatti per prepararla, il terreno, il rispetto delle risorse, poi il piacere nel palato che mi dà, io sto facendo qualcosa che è assolutamente mi rende felice, perché il nostro cervello risponde
in maniera tale da dare dei risultati davvero straordinari. Ecco, tra l'altro, a proposito di questo, Susanna, ti faccio questa domanda, perché voi citate proprio nel libro uno studio che dimostra come quando persone che, ad esempio, al ristorante mangiano la stessa cosa, ma presentata in maniera diversa, hanno una sensazione diversa di quello che stanno mangiando. Quindi questa cosa che dice Alex è rafforzata anche da degli studi che sono stati fatti. Cioè, le guste di un vino, ti dicono che un vino della California o un vino del Nord Dakota è lo stesso vino, però il vino del Nord Dakota ti sembra, è sembrato meno buono quello che lo beveva, no? Sì, anche perché ci sono vari esperimenti, no? Anche quello del colore dei bicchieri dove vengono messe determinate liquidi. Cioè, lo stesso vino, se messo in... Noi vediamo che il vino di solito viene servito in quei calici bianchi perché attraverso il trasparente tu hai la percezione di quello che vai a bere, ma anche quel godi, la vista gode di quel momento che poi io vado ad assaggiare. Quindi anche il fattore dove io metto un liquido, se lo metto in un bicchiere azzurro o lo metto in un bicchiere rosso, se bevo lo stesso contenuto, però mi dà la sensazione di freschezza in un caso e nell'altro invece mi sembra più caldo, perché il nostro cervello, c'è la cromoterapia, no? Per dire, anche attraverso i colori, cioè il rosso noi lo riportiamo alla passione, lo riportiamo al caldo, il blu lo riportiamo al fresco, quindi questo, il nostro cervello su questo ci può ingannare. E anche attraverso il colore che diamo al cibo, perché a volte altri test che sono stati fatti, no? Se io mi prendo un gelato di color bianco e si sa che il bianco o è il limone o può essere la panna, vaniglia. E se metto l'arancio bianco, ok, invece che color arancio come deve essere, e io assaggio l'arancio, non avrò lo stesso sapore se quello non ha il colore dell'arancione. Quindi la nostra vista ci può ingannare, ma il nostro cervello ulteriormente. Ti voglio dire, scusa Luca, ho visto che stavate pubblicando dalla super regia anche dei commenti. Cioè, Luca Braia, grandissimo, parliamo di uno straordinario che è già stato assessore in Basilicata durante il periodo del Matera. Lui ci parla anche lui e ci dice come si va a parlare di cultura. Scusa, ma hanno mandato prima Luca e questo commento era... No, tra l'altro sono state due o tre sollecitazioni interessantissime, cioè sia... cultura, biodiversità, transizione ecologica, sono tutti temi, tra l'altro attualissimi, che sono tutti molto legati alle questioni del cibo, di come si produce, ovviamente, ma anche poi di come si consuma, perché queste cose vengono forse troppo spesso considerate scollegate. In realtà si produce come si consuma e viceversa, e questa cosa che voi fate nel libro, di legare in maniera assoluta questi concetti, è secondo me la carta vincente di questa guida. C'è l'agricoltura, no? L'agricoltura industriale e l'agricoltura familiare. Se dovessimo dire in Toscana, ma in tutta Italia, se guardiamo appunto le campagne di Coldiretti, ha riportato nelle varie città, nelle varie paesi, anche gli stessi mercati. Ecco, il mercato lì ti fa riprendere, ti fa riappropriare un po' di cosa significa aver perso questa filiera. Perché ritorniamo alla tua mela, no? Alla mela che lui diceva. Cioè, si compra una mela, ma quella mela, che coltivazione c'è dietro? È stagionale, perché poi la mela la si trova tutto l'anno. Quindi qual è quella più di stagione? Come è stata conservata? Come è stata coltivata? I pesticidi, cioè... L'agricoltura familiare, e lo voglio dire, sfama il 70% della produzione. Cioè, infatti questa è una cosa, è una credenza. Si crede che sia l'industriale, invece è la familiare, cioè quella delle aziende tipo che sono legate ad agricoltori di territorio, non le grandissimi proprietari di superfici immense, Luca. E credo che questo sia un fatto importante, cioè se non abbiamo la consapevolezza che dobbiamo rispettare anche la terra... Il futuro alimentare non c'è per tutti, Luca. Non è che noi di felicità ne parliamo e vogliamo essere chiaramente trasparenti, concreti, e positivi e semplici. Concreti. Però il cibo è stagionalità, è biodiversità, cioè la biodiversità che può avere un agricoltore, siamo in Toscana, ma io penso a tutta l'Italia, è unica, perché la sua biodiversità, anche se c'ha un piccolo ettaro di terra, dice ma qui quasi quasi ci pianto questo. E quindi da biodiversità è ricchezza.
cosa che non può succedere per l'industria, perché l'industria coltiverà quello che gli rende di più e sfruttando anche la terra, perché una terra, se io prendo il pesticida, capisci bene che quella terra io automaticamente la vado a impoverire di nutrienti che poi devono andare nella pianta, quindi è uno sfruttare anche la natura, è sfruttare l'acqua, e quindi dobbiamo stare attenti a questo, perché noi siamo privilegiati, abbiamo cibo, ci sono paesi del mondo che muoiono, non muoiamo per troppo cibo, malattie portate al cibo, c'è il resto del mondo che invece muore perché non ha cibo. Comunque la guida alla felicità parla di cose anche leggere, semplici, sì. Cioè non è che questo è solo una parte, perché sono 10 capitoli come hai visto, e poi c'è sottocapitoli, Luca, dimmi se sbaglio, no? No, assolutamente. Vabbè, però guarda che poi tra poco sentiremo Shadi, ma non per dire che Shadi introduce elementi leggeri, per carità, anche lui Shadi, non ti offendere perché dico questa cosa, però siccome tu sei anche una persona che ha questa grandissima empatia, era solo per questo che facevo questa considerazione. Ma prima di passarti la parola, voglio fare un'altra considerazione. Il paragrafo appunto è uno dei più importanti del libro, no? Agricoltura ecosostenibile versus agricoltura industriale. E vi chiedo, forte di un'esperienza che ho fatto in questi giorni, su Dolce Pasquale, ho fatto questa riflessione, cioè Dolce Pasquale artigianale, sicuramente buonissimo, prezzo sicuramente, io non dico alto, diciamo adeguato al valore, ma comunque alto, e prodotti invece industriali, che costano un decimo. Allora io dico, se il rapporto di prezzo è questo, cioè la forza che oggi può avere l'industria non può essere mai ovviamente quella della qualità, ma quella del prezzo può diventare una leva che poi impedisce in qualche modo di mangiare consapevolmente. Allora, hai detto una cosa altrettanto giusta. Calcolate che ormai il mondo si sta dividendo sempre di più in due. Cioè anche la stessa grande industria dell'agroalimentare mondiale, perché il vero business è lì, sta capendo che c'è una parte di consumatori che lavorerà sul prezzo, legato alle disponibilità economiche, al tipo di rapporto culturale che si ha col cibo, cioè non un cibo che ti nutre il cervello e ti dà felicità, ma che ti dà solo il carburante per fare le cose. Quindi uno sminuire il valore stesso culturale del cibo. E poi, che di sicuro per i nostri vecchi, mia nonna che era analfabeta, non sapeva manco firmare, però dava più cultura al cibo, il valore culturale di me, di sicuro, cioè gli davano il valore. Allora, industria è cibo che costa pochissimo, che però è prodotto e fatto con uso dei bliss point, tutto il sistema chimico, lasciamo stare, costa poco, lo possono consumare in tantissimi, non consapevoli. Dall'altra parte il cibo consapevole, dove anche l'industria sta entrando, perché ci sono molte aziende industriali che stanno producendo, per esempio, la pasta con il grano italiano certificato con tutta filiera italiana. Non dico che è sbagliato, ma hanno capito che il mondo è sempre di più, Luca, diviso in due, si andrà sempre di più a una divisione in due fra i consapevoli che mangiano un cibo che gli dà felicità, gli fa star bene, perché per noi felicità vuol dire anche star bene di salute, non avere problemi, e un cibo che invece è, ti dà la botta lì per lì, è come una droga, ti spara al cervello, godi, però poi ti dà un sacco di controindicazioni, tutte le malattie che sappiamo bene, Luca, andando avanti. Anche i bambini oggi, ragazzi, molti sono diabetici, non sanno come curarli a tanti bambini, perché il cibo, ahimè, ci sta facendo ammalare. La medicina diventa veleno. Certo. Allora, Shari, ti chiamo in causa perché ovviamente anche quando si cucina, nella scelta degli ingredienti, si possono adottare le due strade che suggeriva adesso Alex Rebelli. Allora, qual è la motivazione che spinge uno chef verso la strada virtuosa? Allora, intanto salve a tutti, ciao. Sono contento che Alex e Susanna, come hai detto te all'inizio, hanno scritto tantissimi libri e purtroppo per loro mi hanno coinvolto in tanti di questi libri, soprattutto nella cura delle ricette. Sono matti, perché per coinvolgermi in questa cosa bisogna essere matti, ve lo dico subito. Diciamo che mi sono divertito a scrivere le ricette per questo libro per vari motivi, però uno di quelli che mi piace più di tutti è il paragrafo che parla Luca della fame della mente. Quello è stato il paragrafo che a me è interessato e piaciuto più di tutti, che addirittura l'ho portato anche a scuola dai miei alunni e condividere anche il loro pensiero. E questo legame della felicità alimentare legata alla mente, che poi parlerà di convivialità, biodiversità, semplicità, sono due paginette belle intense del libro che vanno intorno a pagina 97. Posso farla questa cosa? Sì, posso dire le pagine. Certo. Che sono le due pagine, secondo me,
più interessanti e più ricche del libro, proprio parlano di questa cosa. E cosa mi chiedevi te? Guarda, te lo posso dire sulla mia persona. Sono riuscito a dimagrire grazie alla qualità, perché quando mi veniva voglia di mangiare qualcosa, visto che te parlavi di prodotti pasquali, per esempio adesso, il rischio era che chiappasse e andasse al supermercato e mi comprasse le prime 3-4 cose che trovavo e mi ingurgitavo, proprio uso questo termine, ingurgitare. Adesso lo sai cosa preferisco fare? Preferisco andare a comprarmi una colomba che forse costa qualcosina in più, però me la godo fino in fondo. Magari anziché mangiare 5 fette che non mi saziavano completamente, perché il gusto poi era pieno, cioccolate magari che non erano particolarmente buone, non rendevano come magari mi rende una colomba che vado dall'artigiano, che già al momento che la vado a comprare dall'artigiano di quartiere o dall'artigiano di provincia, mi fa già godere solo a parlarci, perché mi racconta come l'ha fatta, mi racconta gli ingredienti, cosa ci ha messo, e quindi la qualità è fondamentale e non alza tanto il prezzo, perché ogni cosa che ha il suo valore sicuramente ritorna anche nel corpo, per cui meglio magari pagare una cosina, qualcosina in più, perché le vale, quindi la qualità è molto alta, piuttosto che pagare una cosa pochissima e ingurgitarne a quintali, che fa malissimo tra l'altro. E grazie a questo sto anche dimagrendo, si vede un pochino, Susanna? No, qui possiamo parlare con tranquillità di dimagrire con me finalmente, perché questa discussione se l'avessimo fatta 3-4 mesi fa mi sarebbe già venuti in nervi. Invece, siccome anch'io sto facendo una dieta dimagrante, devo dire anche con buoni risultati, con meno, come dire, sicuramente Shali è su una strada migliore. Infatti poi dopo fuori onda ci scambieremo qualche consiglio. Però Shali, ti chiedo anche questo, l'avanguardia culinaria, il rapporto alla cucina casalinga, un altro dei temi che viene ovviamente approfondito nel libro, perché la grande cucina di avanguardia, le cotture particolari, no? Che per un certo periodo comunque sono state considerate il top della cucina mondiale. Oggi forse in un confronto con la cucina fatta con ingredienti casalinghi, o proprio con la cucina casalinga, così come viene definita, non è detto che debba risultare vincente. Allora, guarda, è una bellissima domanda e potrebbe avere due risvolti, Luca, questa cosa. Una delle cose più belle, appunto, di questa situazione, ho portato ai ragazzi che ho a scuola con me, ho portato a loro varie tematiche. E ti dico, per esempio, gli ho fatto vedere, per esempio, delle fotografie del sushi, ho fatto vedere delle fotografie del tiramisù, ho fatto vedere delle fotografie delle lasagne. Ti dirò che nonostante che ovviamente oggi va di moda magari il sushi, eccetera, eccetera, le cose che piacciono di più sono le cose della nonna, come hai detto te. Quindi la cucina di avanguardia deve solamente completare, secondo me, la cucina della nonna. Perché senza le basi della cucina della nonna, la cucina dell'avanguardia non potrebbe fare niente. Guarda, proprio domani, grazie magari al connubio con altre realtà locali, consorzi importanti, andrò a fare una scaloppina tranquillissima con del pecorino toscano e con del prosciutto toscano, e diciamo l'atto di avanguardia che ci ho voluto mettere è un'aria fatta con la salvia, che a livello di sapore non andrà a cambiare niente dalle scaloppine che mi faceva della mia nonna, ma la qualità è altissima e ci ho messo un tocco di avanguardia, come dici te, perché il sapore della salvia, grazie a quest'aria che andrò a mettere sopra la scaloppina, sentiremo ancora di più, perché le bollicine dell'aria che creerò in questo piatto saranno daranno maggiore importanza al mio piatto senza modificarne l'originalità. E per quello che dico, se i ragazzi delle scuole superiori preferiscono un piatto di lasagna a un sushi o a un piatto molto elegante, qualcosa ci deve ancora raccontare. E soprattutto in questo periodo ti posso assicurare che i ragazzi sono molto legati alla tradizione, moltissimo. Saluto anche Rossanina del Santo, che tra poco ovviamente chiamerò in causa, però vorrei sentire anche Alex e Susanna su questo tema dell'avanguardia culinaria e il rapporto con la cucina casalinga. Volentieri, ti volevo dire, fra l'altro, aspetta che qui è arrivato, vedi questa che ha detto, condivido totalmente il pensiero dello chef Shadi. Paola. Lei ha fatto ci sono tre che hanno fatto le ricette nel libro, due parole dobbiamo dire. E sono Shadi Asbun per le entree, i primi piatti, eccetera, poi anche delle bevande. Poi Rossania del Santo per il free from, e poi per i dolci
Paola Luci Ciminale, che è una dottoressa, Lucy, che è una nostra studentessa che è diventata dottoressa, che ha lavorato con i più grandi pasticceri d'Italia, ma è laureata in un mare di cose, ed è stato davvero stimolante. Era giusto per ringraziarla. Volevo citare questo messaggio per non alimentare ulteriormente l'ego di Shani, che come sapete è già particolarmente sviluppato, quindi non... Ecco, hai fatto bene. Comunque, ecco, per quanto riguarda la nostra la Paola Luci Ciminale, lei praticamente ha curato i dolci, che però, visto che ci ha fatto una tesi di laurea e lei è anche una pasticcera, ci ha cercato, perché neanche nella pasticceria, ora poi andremo dalla Rossanina del Santo. Guarda, anche Londra, vedi Londra, from, Londra seguono in diretta anche da Londra. Scusa, ecco, Luca, ma ogni tanto vedo dalla Superlonda. Lei ha fatto degli studi anche con dei grandi pasticceri come Montorsini, eccetera, come poter sostituire, per chi ha allergie, ma anche per chi vuole, diciamo, un po' alleggerire i dolci, delle sostituzioni che poi per il consumatore non riesce a percepire tanto le differenze. Quindi anche nella pasticceria ci sono degli studi, come nella cucina. Quindi Paola si è dedicata appunto a queste ricerche. E allora, ora io rispondo a Luca riguardo al discorso della cucina innovativa. Sì. Ti do due o tre dati che hanno detto grandi pensatori italiani, Luca, che sono critici gastronomici. La grandezza del futuro della cucina post-Covid riparte dalla semplicità, cioè la semplicità è alla base di tutto. Dopodiché, con la semplicità posso usare tecniche un po' più sviluppate. È chiaro che oggi la puoi fare col forno di casa della mia nonna, che poverina l'accendeva e aveva una potenza limitata. Oggi deve avere gli strumenti, gli chef li hanno, i runner, gli abbattitori, i forni, tutti quelli che sono gli strumenti tecnici. Però il cibo deve ripartire dalla semplicità. Cioè, ciò che è avvenuto negli anni 90 con la grande cultura della cucina spagnola, la cucina molecolare, eccetera, che nascondeva, trasformava. Beh, anche le grandi panne. Qualcosa è rimasto a livello estetico, ma quella era una cucina di artefatto. Post-Covid, ragazzi, la semplicità è alla base di tutto. Lo stanno dicendo tutti, anche gli chef a 3 stelle, che non vuol dire mettere in piatto le spaghetti buttato là sul piatto, ma rispettare la materia prima, Luca, con pochi ingredienti, tutti riconoscibili e elaborati con le tecniche di cucina. C'è un altro elemento importante a proposito del futuro della cucina, no? Un capitolo che si chiama proprio futuro alimentare, che parte da un presupposto, cioè i consumi classici, per come li stiamo conoscendo e li conosciamo, con il tasso di crescita che hanno attualmente, fra qualche anno non basteranno più, non basterà più la carne, non basterà più il pesce, non basterà più il latte, non parliamo dell'acqua, che quello sarebbe una tematica ancora più grande. Quindi dovranno essere introdotti, gioco forza, degli elementi nuovi nella cucina del futuro. Il nuovo food. Ha ragione, sì, certo, sta dicendo delle cose troppo... Allora, voglio dirti, voi che seguite, vi fa schifo pensare che mangerete i lombrichi, i vermi, gli insetti? Il food, così vi fa schifo, sì, perché è un fatto culturale. Non ho detto che sono cattivi, perché un terzo della popolazione mondiale li mangia. In Oriente sono cibo di strada fantastico, straordinario, ma nella cultura, perché il cibo è prima di tutto buono da pensare e poi buono da mangiare. Un concetto antropologico. E c'è gusti e disgusti. Gusti e disgusti. E di sicuro il futuro sarà anche lì, ma non entrerà con lombriche che si muovono nel piatto nostro, come magari avviene in altri paesi. Entrerà con le farine, entrerà con delle preparazioni che riescono ad essere dei mediatori culturali riconoscibili da noi. È chiaro che se mi fai una farina con il lombrichio o con gli insetti, saprà di nocciola come gusto, ed è molto buona. E ci puoi fare dei biscotti, ci puoi fare del pane. Quindi il mondo, il futuro, ragazzi, quando mi dicono, ah, per carità, io non le mangerò mai, ma perché è un disgusto culturale, legittimo, che non si deve solo fermare al fattore, dico, non mangio gli insetti, bene, però bisogna vedere, perché gli insetti a livello etico sono molto più degli allevamenti bovini, perché impiegherò meno acqua, quindi inquinerò di meno. Però si torna lì, anche gli insetti, a parte che ancora in Italia non esiste una legislazione per poterli introdurre, perché vuole una legislazione ben precisa. Però anche lì bisogna fare attenzione, perché anche gli insetti stessi fanno parte di questo ecosistema che si chiama la nostra terra, e quindi anche nel suo consumo dovremmo essere attenti, perché già sono in diminuzione gli insetti. Cioè, noi pensiamo che senza impollinazione determinati, tipo penso al miele, penso alla frutta, eccetera, non le avremo, e di conseguenza deve essere
sempre quella via di mezzo che è l'equilibrio, sempre, perché sostenibilità, se no, futuro, la parola è quella, tutti ne stanno parlando. È proprio la notizia di oggi, no? Che la diminuzione del numero di api a livello mondiale porterà a una diminuzione di prodotti, ad esempio il caffè, che uno non ci penserebbe mai. Bravo. Cioè, a meno caffè perché non ci sono le api, invece in realtà le api hanno ovviamente un ruolo per tutto. Rossalina Del Santo, ti chiamo in causa perché qui parlavamo di nuovi ingredienti, ovviamente senza andare nello specifico del campo degli insetti che stavo dicendo, ma chi deve cucinare, ragionando sul tema delicatissimo ma sempre più importante delle intolleranze, deve proprio cimentarsi con la necessità di inventarsi ingredienti nuovi che sostituiscono quelli classici che portano a molte persone delle intolleranze. C'è quindi nella tua cucina anche una fantasia particolare, vorrei dire, no? Sicuramente la fantasia, salve a tutti, sicuramente la fantasia è alla base anche per cercare di modificare quello che normalmente utilizziamo. Faccio un esempio, i ceci, che fanno parte della nostra cultura da millenni, voglio dire, eppure la farina di ceci si è scoperto che cuocendola in forno per 3 ore a 90 gradi diventa pastificabile e quindi si può ottenere un'ottima pasta senza aggiungere niente. La farina di ceci è una farina naturalmente priva di glutine, quindi sarebbe difficile da lavorare, mancherebbe di elasticità, ma grazie a questa lavorazione, a questa modifica che avviene in forno, è possibile lavorarla. E sempre parlando di ceci, c'è da pochi anni l'utilizzo dell'acqua faba, che è l'acqua di cottura dei legumi in genere, ma dei ceci in maniera particolare, e si è scoperto, grazie ad un vegano che aveva voglia di sperimentare, che l'acqua di cottura dei ceci monta esattamente come l'albume, pertanto è possibile realizzare spumini, meringhe, macaron, tutto quello che richiede gli albumi montati. E qui rimaniamo nella creatività, quindi nell'utilizzo di un prodotto che già era sul mercato da tanti anni. È ovvio che poi su questo invece si unisce anche l'utilizzo di prodotti tra virgolette innovativi che da tanti anni fanno parte del mondo dell'industria, come può essere l'oxantano, che serve ad addensare, che è presente ad esempio nei dentifrici, ma viene utilizzato come prodotto sempre nel mondo senza glutine per dare l'elasticità che manca alle farine che non hanno glutine, perché il glutine è questa proteina complessa che dà appunto l'elasticità, un po' come il chewing gum. No? La differenza tra un chewing gum e una caramella normale, dall'esterno magari non si nota se sono due confetti, ma se si mangia un chewing gum e si soffia all'interno si gonfierà il palloncino, se si mangia una caramella a confetto si gonfia, il palloncino non si forma. Ecco, a questo punto cosa manca? Manca la gomma, che nelle farine è il glutine, e quindi noi si sostituisce con un ingrediente speciale che può essere di tutto, si può andare dallo psyllium, che è semplicemente la fibra di una pianta, si può utilizzare il guar, che è una leguminosa, si può utilizzare l'oxantano, che è uno zucchero fermentato del mais, quindi si può fare tanto, tantissimo, e questo rimanendo solo nel mondo del senza glutine. Poi c'è il mondo del free from in generale, e anche lì si lavora con tantissimi prodotti, quindi è un mondo. C'è, Rossalina, un diritto alla felicità alimentare, quindi anche per le persone che hanno prese con le intolleranze. E a volte invece devo dire, e lo dico ahimè anche per esperienza personale, si intristiscono un po' pensando che alla fine un certo tipo di piacere viene loro negato. Allora, è per quello che io parlo di farina di cucina free from e non di farina di cucina senza. Allora, se si parla di senza, quel privativo ci mette subito in allarme, no? Se io dico questa cosa è senza, e uno dice non è buona. Invece se io dico che è una cucina free from, free dall'idea di libertà, la libertà per tutti di godere, la libertà per tutti di gioire, la libertà per tutti di vivere la convivialità, che è un elemento che manca a chi ha delle limitazioni alimentari, no? Perché si ha paura, se si è allergici si ha paura di uno shock anafilattico, se si è celiaci si ha paura di star male, di avere una serie di reazioni, oppure immediate, oppure di non avere reazioni immediate, ma avere reazioni a tempo successivo. Quindi è ovvio che tutti si ha paura di tante cose, ma questo non deve, la cura e l'attenzione ci vuole per mangiare in sicurezza,
ma dobbiamo e vogliamo, io sono allergica, ce l'ho tutte, ma vogliamo mangiare bene. Il palato nostro non è un palato difettato, è un palato esattamente come quelli degli altri. E la nostra cultura ci porta a voler mangiare le cose che abbiamo sempre mangiato, quindi la pasta fresca, i pici, per dire una cosa toscana, di mangiare cose, la torta al formaggio, la che è Pasqua, di mangiare la pastiera, di poter godere come gli altri. E si riesce a farlo, perché grazie agli studi che ci permettono di conoscere, come dicevo, delle modifiche che si fanno negli ingredienti classici, oppure degli ingredienti nuovi che vengono inseriti nel nostro mercato, per noi è possibilissimo mangiare esattamente come gli altri. E questo ci fa star bene, sicuramente. E ci dà felicità alimentare. Allora, un manifesto della felicità alimentare, Alex e Susanna. Volevo dire di Rossanina, Luca, scusa, perché fra l'altro voglio dirti che lei è una formatrice a livello italiano, no, perché ci tengo in particolare, nel fare questo libro, noi, ok, siamo docenti alla San Raffaele, eccetera, però non è che abbiamo preso delle persone che erano magari della provincia di Arezzo, della Toscana, perché erano amici, no, è perché erano quelli bravi, cioè il concetto di provincialismo è un altro concetto che a me non piace affatto. Shadi in Italia è uno fra i più bravi formatori sul suo settore per ciò che concerne il comunicare il cibo, perché è laureato in cultura, arti. In belle arti, anche sa la manipolazione e rispetto degli alimenti. Rossanina a livello italiano è una fra le più bravi formatrici del cibo free from, anche per la Federazione Italiana Cuochi. Oppure la copertina che vedi qui dietro è stata realizzata, siamo vestiti uguali, vedi, giusto per fare marketing. Siamo nella cucina della Rossanina, vedi, perché suo marito è un bravissimo fotografo. Che è Nicola Impallomeni, che è un grande, vorrei tenere a dirlo, non è che lavoriamo sui nepotismi, ma lavoriamo sulle persone eccellenti e di conseguenza... Questa cosa anche del manifesto che mi chiedevi tu, Luca, giusto? Questa è la domanda che mi eri... Ecco. Sì, certo. È un concetto, il manifesto, che è nato dalla condivisione. Parlando con gli chef, con Shadi, con Rossanina, con tante persone, ti vengono fuori tante informazioni che sono... partenza, manifesto, perché parliamo di culture politiche alimentari, che non è la politica solo quella che fanno a Montecitorio, no. La politica è la quotidianità del cibo. Esempio banale. Articolo 1. Consapevolezza e diritto di tutti beneficiare di un'informazione, di una tracciabilità chiara e trasparente sui prodotti. È dovere di ognuno di avere piena coscienza dell'impatto delle scelte alimentari sulla salute e sull'ambiente a livello economico, sociale e culturale. Vai. Poi c'è la sensorialità, cioè l'educazione alla sensorialità, che non si può fare solo ed esclusivamente quando siamo adulti. Cioè noi, anche per quanto riguarda le tesi di laurea che i nostri studenti fanno, quando si parte da qualsiasi argomento relativo all'alimentazione, relativo al cibo, quello che poi viene nel finale è che si dovrebbe essere educati al cibo e alla sensorialità fin da bambini, perché i bambini dai 6 ai 12 anni hanno il massimo delle papille gustative attive. Quindi all'interno della scuola si dovrebbe mettere anche l'alimentazione, ma sperimentando. Qui abbiamo visto tante volte anche nei programmi di Bengodi la stessa Rossanina del Santo fare questi esperimenti con i bambini, no? Quindi educarli alla sensorialità e a riconoscere il buon cibo, perché poi avranno il gusto e il disgusto. Quindi all'interno delle scuole, ribadisco, sarebbe la formula giusta. E aggiungo che noi abbiamo fatto come progetto, e chiudo, l'anno scorso, proprio per la regione Basilicata, non per l'ultima delle regioni piccole, territorio, proprio un lavoro di educazione alimentare sui bambini delle scuole elementari, che è stato un trionfo, perché abbiamo lavorato sulla felicità alimentare. I bambini, è inutile che io gli parli della frutta e questi io non gliela faccio toccare, e gli fa bene, no, mangia la frutta perché te fa bene, c'è le vitamine. A un bambino non gliene frega niente delle vitamine, non le riconosce, non ha idea. Se io invece al bambino gli do la frutta in mano, gliela faccio toccare, occhi chiusi, mi dite la risposta con le vostre manine, a livello sensoriale, qual è la differenza fra questo frutto, gli davi una mela, e questo frutto, gli davi una fragola. Mi raccomando, toccatelo bene. Che sentite? Ah, sento che è rugoso. A occhi chiusi, mi date un morso a questo cibo e vi permetterà di capire che di che sa, di dolce, di salato. D'improvviso abbiamo avuto i risultati, perché la formazione l'abbiamo fatta ai docenti, poi noi, per fortuna, era un progetto europeo finanziato dal Ministero delle Politiche
agricole, forestali e c'era di mezzo l'Unione Europea, hanno avuto un feedback del cambio dell'approccio dei bambini che hanno reinsegnato ai genitori a mangiare in maniera consapevole la frutta. Diventa cioè, un capisci? Circolo virtuoso, ecco, no? Perché un manifesto è questo, fare cose facili. Bene, cito comunque anche gli altri tre articoli del manifesto, avete già detto consapevolezza e sensorialità, sono territorio, benessere e convivialità, comunque temi dei quali abbiamo già parlato e parleremo fra poco. Abbondanza frugale, vi cito questo concetto che è apparentemente difficile da comprendere, no? Dice, ma cosa c'entra l'abbondanza con la frugalità? Tra l'altro viene citato uno dei massimi pensatori della società odierna, che è Sergio Latucci, che è anche il padre del concetto di decrescita felice. Come si coniuga l'abbondanza con la frugalità? Lo dico la io quantità che... fa il veleno, allora, te l'ho già riassunta l'abbondanza, in un modo di dire nostro, l'abbondanza no? Vuol dire, non la intendiamo nella quantità sul piatto, ma la intendiamo sull'abbondanza di biodiversità. L'abbondanza quando si mangia per essere felici, e vedo che scuotono la testa i due chef e la formatrice del che è un centro di formazione, no? Tu mi ricordo male, è una scuola di ricerca. Ok. L'abbondanza frugale è abbondanza di biodiversità, quindi tutte le tipologie di cibo, si deve mangiare di tutto, se non si hanno patologie, è chiaro che se è una malattia lo capisco, ma poi la frugalità che vuol dire? La frugalità vuol dire che io mi dovrei alzare da tavola che ho ancora fame. Perché poi tanto il nostro corpo, quando è pieno, lo sa. Noi abbiamo imparato, abbiamo disimparato ad ascoltarci. Quindi quando noi si dice la fame degli occhi, la fame della mente, e ci sono all'interno del libro le sette tipologie di fame, è imparare a riconoscere quello. La frugalità significa non privazione, ma significa il giusto, la giusta quantità, perché allora a quel punto mi potrò permettere di mangiare un po' di antipasto, di mangiare un po' di primo, di mangiare un po' di secondo, di mangiare un po' di dolce. È lì, non è privazione, ma è consapevolezza che io posso mangiare un po' di tutto, ma è la quantità che fa la differenza. Ma guarda quanto arriva, quanti hai visto? Quanti, cioè, da urlo sta cosa, tu hai sollevato un vespaio, direttore. Mannaggia. Cioè, parlando di vespaio, invece voi, adesso Susanna ha sollevato un tema che mi interessa molto, no? Dice, il nostro corpo ci dice quando ci dobbiamo fermare. C'è in realtà un tempo, è spiegato molto bene nel libro, e vorrei che voi lo illustraste ulteriormente, che è più o meno di 20 minuti. Questi 20 minuti nei quali appunto noi raggiungiamo la sazietà, abbiamo 20 minuti, diciamo, tra virgolette, di ritardo nel momento in cui ce ne accorgiamo, e in quei 20 minuti possiamo fare dei danni anche abbastanza rilevanti. C'è però un segreto per far trascorrere questi 20 minuti in maniera diversa, che è nel tempo della masticazione del cibo, che è uno degli elementi fondamentali anche per chi è a dieta. Si torna lì a dare importanza a quell'atto che io sto facendo. L'atto del mangiare è così automatizzato dentro la nostra mente che lo facciamo senza pensare. Quindi che cosa succede, visto che tu dicevi la sazietà ai 20 minuti? Imparare a mangiare come se bevessimo e imparare a bere come se mangiassimo. Anche perché voglio dire, no, e io sono uno di quelli recidivi, Shadi lo può confermare, anche Rossanina, con il quale abbiamo condiviso tante cose in Italia. Io sarei portato a mangiare in fretta, Luca, non è che io sono nato uno che mangiavo il gelato mattino, pomeriggio, sera, a 30 anni, cioè lascia stare, ho fatto cose assurde, perché non avevo una cultura alimentare, lo dico. Poi però, stando con una pazza come lei, perché lo riconosco la pazza fra noi e lei, abbiamo acquisito delle cose, poi vai avanti nel tempo e capisci il valore. E vi dico che mangiare piano, masticare di più, non è perché, ok, lo devi fare, Gualtiero Marchesi, almeno 30 volte. Se mangiate piano, godete ogni volta che date un morso a quel cibo, perché spaccate le molecole in bocca. Ogni morso che date, spaccate la molecola, e le molecole cosa fa? Spara al cervello informazioni. Poi, quindi lo stesso panino, boccone, masticato 4 volte, ti dà 4 godimenti, non uno solo, perché se lo butti in bocca e lo butti giù ne hai uno. Lo butti in bocca, masticata, godimento. Masticata, godimento. Masticata, godimento, perché diventano le molecole volatili. E io dico che il passaggio è questo, non è che se deve stare. Poi a dire... vogliamo andare sullo scientifico. Quando uno praticamente ha il senso di fame, si alza la grelina,
questo ormone, no? Che ti dice ho fame. Bene. La leptina, che praticamente invece ci dà il senso di sazietà, arriva dopo 20 minuti più o meno. Quindi se noi imparassimo a capire questo meccanismo, fame e sazietà, e io davanti ho questo famoso panino, lo prendo, lo mangio con calma, lo mastico e tutto, avrò l'opportunità di raggiungere, non ti dico 20 minuti, però di gustarmelo, e quel senso di frugalità e di sazietà mi arriverà, e quindi non avrò bisogno di riempirmi con qualcos'altro. E dare importanza all'atto, non guardare la televisione, convivialità. E noi nel libro per la felicità alimentare scriviamo queste paranoie lo qui, ecco, ma certo. Cose facili da capire, non è che... Il concetto dei 20 minuti, meno scientifico, però l'avevo capito anch'io, quindi già questo è importante. A proposito del suggerimento, guardare la televisione, ovviamente io concordo per ovvi motivi. C'è una formula anche però per la felicità alimentare. Sì, allora la formula l'abbiamo condivisa e qui chiamo in causa, se sei d'accordo, sia Rossanina che Shadi. E dopo so che li vuoi ricoinvolgere, quindi Shadi, che hai fretta con questo libro che lo spacchetti, sta calmo. Falla vedere. Allora, aspetta, no, ce l'ho anche qui, aspetta che te la condivido. Sì, perché io alla super regia ho dato informazioni, Luca giustamente mi aveva detto su dove andava a parare. Allora, calcoliamo, stiamo condividendo da taccuini gastrosofici, ci sono un sacco di informazioni sulla felicità, però c'è anche la formula della felicità alimentare che non arriva al volo, perché la devi sta trovare, ora la troverò, non ti preoccupare. Allora, la formula della felicità alimentare in cosa consiste, Susanna? Facciamo il primo elemento. Pensate tutti, Shadi è lì, è pronto. Allora, pensate tutti a un piatto, ok? Facciamo va bene Luca, con te anche tu fai il calcolo. Prendete una penna tutti, se potete, un foglio davanti. Penna e foglio, vai, ci siamo? Allora, prima, Rossanina, ce l'hai la penna e foglio? Hai pensato al cibo? Forza, muoviti. Shadi, ce l'hai? Luca, ce l'hai la penna e foglio? Allora, formula della felicità alimentare che abbiamo elaborato con i nostri colleghi anche dell'università di multidisciplinarità, e in Italia l'abbiamo proposta noi, siamo i due matti che l'hanno proposta. Da 5 a 10. Valori da 5 a 10, ok? Da 5 a 10. Cominciamo. Pensate al cibo che avete mangiato, quello oggi, ieri sera, quello che volete. Uno, ce l'avete in mente un cibo? Pronti? Ok. Quanta biodiversità c'era all'interno di quel piatto? Quindi biodiversità, quanti prodotti di tipo diverso erano industriali? Guarda, fanno il compitino, guarda là. Vedi che bello, fanno il compitino. Ok? Shadi? Prova sta formula. Ora la trovo. Shadi, quanto c'è? Ti è dato da 5 a 10 quanto? 10, bene, ok, ma vedremo poi, Poi è Luca che vi chiede cose. Al secondo passaggio. Abbiamo la semplicità. Cioè quanto era il piatto che avete fatto? Questa è la formula della felicità alimentare. Quanto era semplice quel piatto? Da 5 a 10, vai. Ok. Ok, continuiamo. Adesso date un valore da 5 a 10 alla bellezza. Quanto era bello quel piatto che avete mangiato? Era in un posto bello? Era piacevole? Era bello il piatto, confezionato bene, presentato bene. Ok, sempre da 5 a 10. Lo possono fare anche chi ci segue. Certo, ma lo fa tutti, spero che lo facciano anche poi io. Poi abbiamo la bontà, l'altro... Quanto da 5 a 10 il piatto era buono? Era buono? Le papille gustative godevano? Vi permettevano di fare... Era una cosa piacevole? Era vincente? Ok? Poi la parola magica, il tempo. Il tempo. Allora, quanto tempo avete impiegato per mangiare questo piatto? L'avete mangiato di corsa? Eravate stressati? Eravate un po' da 5 a 10, sempre il voto. Se eravate molto attenti, chiaramente 10. Se eravate distratti, da 5 a 10. Quindi è importantissimo, perché altrimenti non abbiamo... Ci siamo? Va bene? Ok? Da 5. Allora, questi punteggi, fate la somma, per favore, grazie. Fate la somma. Su, fate la somma. Ci siete con la somma? Va bene? Benissimo. E adesso a questa somma, per favore, la dovete dividere per la quantità che avete mangiato da 5 a 10. Se era parecchia, la frugalità. Se era poco, parecchio. Se era tanto cibo, un punteggio basso. Se era medio, 6. Se era poco cibo, quindi frugalità,
quindi non siete stati male, non vi siete appesantiti, vi date anche 10. Fatto? E ora moltiplicate il tutto, l'ultimo elemento della formula, per la convivialità, che in questo periodo non è che sia con tanti amici, ma perlomeno con quelli che abbiamo in casa. C'era convivialità, perché l'unico elemento che moltiplica il tutto è la convivialità, ok? Ci siamo? Quanto vi è venuto? Questa è la formula che ora vi... aspetta, no, ce l'ho qui, aspetta che voglio condividere. Quanto è venuto? Prima te, Luca. Tu quanto? 45. Non male, sopra 30 vuol dire che hai mangiato, ecco, questa è la formula, che hai mangiato consapevolmente. Shadi, tu quanto hai fatto? Aspetta. Shadi, hai ecco, vai. Il risultato fra 30 quanto? E 100 61, è... non male. 61. Rossanina, e dopo ridò la linea tutto a Luca. 60. 60, ok. Allora, siete andati benone, perché scommetto che l'elemento convivialità era, avevate goduto insieme a delle persone, perché in genere è il moltiplicatore vero della felicità alimentare. Sbaglio? No, assolutamente sì. Dimmi allora, vai Luca, prego. E adesso è venuto fuori dei dati. Vai! Allora, secondo me abbiamo anche incuriosito molto i nostri ascoltatori, che faranno adesso le prove con i loro piatti per arrivare a un risultato. Vabbè, ora io non mi offendo, loro sono due chef, quindi se altro fatto meno, non è che, visto che me lo sono cucinato da solo, ci poteva stare. Nel libro sono contenuti anche in un capitolo una serie di ingredienti, di alimenti che sono importantissimi. Io ne ho scelto uno, ovviamente a titolo esemplificativo di tanti altri che potevamo prendere: insalata, frutta secca, uovo, spaghetti, pasta secca. Ho scelto il lievito madre perché è un alimento che in questo momento ha forse un particolare significato, anche riscoperto, no? Negli ultimi anni. Vai con chef. Shadi e Rossella, vediamo loro, perché giustamente... Allora, ammetto che io non sono un gran lievitatore, lo ammetto subito, però mi piace utilizzarlo. Infatti, come vedete anche nel ricettario che è stato inserito, ci sono molti, una sezione tutta dedicata ai panini, quindi io ho preso questi panini lievitati, ben lavorati, eccetera, eccetera, e ho cercato di farcirli il meglio possibile. Quindi c'è tutta una parte tra le ricette dedicata appunto ai panini. Quindi... Il lievito madre fa coltivato col tempo, con la calma, con gli ingredienti giusti, ovviamente fanno la differenza di utilizzare un prodotto spinto magari in maniera eccessiva da lieviti non buonissimi, facendolo fare molto velocemente. Io infatti una delle cose che via via insegno ai miei ragazzi, non parlo di lievitazione dei prodotti, ma di maturazione, perché hanno bisogno di maturare con calma per arrivare al giusto compromesso. Poi, una volta che i miei amici fornai, pizzaioli, mi fanno le giuste lievitazioni, me le cuociono e me le danno a me, le farciscono nel miglior dei modi. Prodotti DOP, IGP, di tutto il territorio toscano e soprattutto italiano, magari con qualche pizzico di internazionalità dettata dalle spezie o dalle tecniche, appunto, che, come dicevi te prima, che le rendono ancora più importanti. Rossanina. Vabbè, il lievito madre è un argomento molto particolare nel mio mondo, perché è il mondo del senza glutine, è il mondo degli allergeni e quindi dell'attenzione ai cereali contenenti glutine, perché sono anche quelli un allergene, è il mondo dell'allergia al nickel, che richiede alcune farine rispetto ad altre, e quindi non è sempre possibile comprare quindi i pani che si trovano in commercio, e allora si tende a farli a casa, anche perché quelli che si trovano in commercio sono purtroppo molto spesso industriali, perché queste preparazioni richiedono del tempo e di negozi specializzati ce ne sono abbastanza pochi facilmente reperibili. E quindi cosa si fa? Si fanno in casa i prodotti e si ricorre sempre di più al lievito madre, in forma solida, in forma liquida, perché anche nel mondo del senza glutine è possibile realizzare un lievito madre con farina di riso e mais per i celiaci standard, diciamo così, o con farina di solo riso
per quelli che sono anche allergici al nickel, perché il mais è ricco di nickel. E si fa questo lievito madre, solitamente si tende a farlo in forma un pochino più liquida rispetto al lievito madre, quello che si vede dai fornai, che si vede in pasticceria chiuso nello strofinaccio con le corde grandi, perché deve fare forza all'interno per rafforzarsi. E quindi noi invece ce lo teniamo in un barattolo un po' liquidino, però il pane che otteniamo con lunghissimi tempi, perché presto e bene non sempre va insieme, ma ci sono questi sviluppi di profumi anche nei pani free from, si possono ottenere questi profumi ricchi che ci rendono la vita piacevole anche a noi. E prendere un pane, scrocchiarlo sotto alle orecchie, metterlo sotto al naso, annusarlo e sentire questo profumo delizioso che viene proprio dalla leggera acidità del lievito madre, che sviluppa tutta una serie di sentori particolari, ecco, quello ci fa veramente provare la felicità alimentare. Bene, adesso andando in conclusione, Alex e Susanna, voglio però portare anche un piccolo elemento critico in questa nostra chiacchierata. Certo, te lo ricordi che l'ho fatto anche le donnine? Sì, Luca, te lo ricordi? In chiusura salutiamo anche, voglio dire, altri grandi elementi. L'elemento critico è questo. Leggendo questo libro, io ho fatto questa riflessione, ma se io fossi un single, mi potrei convincere del fatto che per me la felicità alimentare non esiste, perché la convivialità è una base sia nel momento in cui si cucina, sia ovviamente poi nel momento in cui si consuma. E invece io ritengo, e credo sia giusto, che anche un single abbia diritto alla sua felicità alimentare. Come si fa a trovare anche per loro una formula? Allora, hai detto una cosa giustissima, che infatti quando me l'hai detta ho subito pensato, prossima cosa che faremo, perché noi una volta ogni anno... Era questa la sfida. Questa sul concetto di single, perché hai detto una cosa, no, non perché sei Luca il direttore di Telegram, hai detto intelligente, punto, è una bella visione. È innegabile che la convivialità è al centro del cibo, cioè anche ora il Covid manca per i ristoranti, non tanto per le ricette, la convivialità del condividere assieme la famiglia, però... È giusto anche avere una visione e quindi studiare come consigliare una guida alla felicità alimentare per chi è single. Cioè, perché anche quando mangi da solo, altrimenti diventa un atto, qualcuno dice, i grandi antropologi, gli animali mangiano da soli. L'essere umano è abituato a mangiare in compagnia e a condividere il cibo. Quando sei solo, però, dovresti riuscire ad avere una visione. A fare quell'atto di cucina, cioè ad imparare... C'è Shadi che sta per... Vai! Dillo, noi Shadi, guarda, ha tirato una cosa giusta, Luca. Sai che è una delle cose che mi ero chiesta anch'io, e i ragazzi delle scuole spesso ti aiutano. Non fare lo slurpatore, Shadi, non fare lo slurpatore a Luca Canischi. No, al contrario, nel senso, non mi hanno saputo rispondere i ragazzi al 100%, perché io parto, guardate, i ragazzi, mi piace insegnare per quello, perché i ragazzi ti spiegano anche certe dinamiche, no? Mi dicevano tanti ragazzi che la cosa più bella che a volte gli capita in una settimana è mettersi davanti a un bel film, davanti a una bella serie televisiva, magari anche da soli, magari prendendo un prodotto particolare che non riescano a mangiare durante la settimana, come potrebbe essere una bella pizza che ordinano tramite il delivery in questo momento soprattutto, e si mettono davanti a questo bel film a vedere. È vero anche che mi dicono che sono riusciti questi ragazzi a condividere insieme anche il film a distanza. Quindi mettono il film, per esempio, di qualche casa, diciamo, di produzione, e la guardano tutti insieme a distanza. E quindi quella è una cosa, secondo me, particolare. Quindi un single sicuramente può trovare il suo momento, perché mettere la luce giusta nella stanza, aprire la finestra, sentire i rumori magari che vengono dalla strada, godersi il silenzio e guardarsi un bel film, potrebbe essere una base di partenza. Non vi sentiamo, mi sa. Ecco, non mi leggendo, sono io che non ho aperto, scusami. Proprio in questi giorni, no? Perché ovviamente il Covid, noi vediamo i danni attuali, eccetera, però hanno già visto i danni a livello psicologico che sta facendo. Sono in netto aumento anche i disturbi alimentari, perché come giustamente tu hai detto, Luca, lo stare soli a volte ti porta veramente ad abusare di quel cibo. Quindi l'anoressia oppure la bulimia, ecco, sono quei disturbi che sono venuti in questo momento proprio dello star soli, perché persone che abituate ad uscire, io penso ai giovani, ma penso anche a noi adulti, ritrovarsi al ristorante per una pizza, per un aperitivo. Quindi questo fa capire che
La convivialità sta al centro di qualsiasi atto, che in questo caso è, noi prendiamo il cibo, ma è la condivisione, perché entrano sapori, escono saperi, cioè abbiamo quel momento che ci vogliamo più bene sotto un certo punto di vista, anche noi stessi. Però ecco, la cosa importante deve partire da noi, dalla consapevolezza che l'unica cosa che introduciamo dentro di noi è il cibo, e se non acquisiamo la consapevolezza di quello che mettiamo leggendo le etichette alimentari, rispettando la filiera corta, che non è impossibile, perché l'abbiamo visto in questo periodo, stiamo più a casa, abbiamo fatto il pane, non riusciamo a fare il pane, troviamo quel panificatore che usa, che ne so, il lievito madre, che non butteremo via quel pane, anzi tutti i giorni grazie al lievito madre acquisirà un sapore diverso, e quindi io lo potrò riutilizzare nelle zuppe, lo potrò utilizzare per fare il pan grattato. Quindi non è impossibile, non ho il tempo di farlo, vado nei luoghi dove li trovo, mi faccio il mio raggio alimentare. Però l'idea del concetto dei single, noi abbiamo già preso l'aspetto, perché noi si fa le cose, ma già per me. L'idea ci piace da morire. Ha detto l'altro, una delle persone che ci sta seguendo ha scritto: la cosa più importante per essere felici è amare se stessi. Eh sì. Quindi in qualche modo, se uno ama se stesso, anche se mangia da solo, condivide con la persona che ama. Anche Woody Allen, mangiare la persona che ama, anche Woody Allen, non sul cibo, aveva espresso un concetto molto simile. Prima di chiedere sia a Rossalina che a Shadi qual è tra le ricette che hanno inserito nel libro quella che possiamo considerare la ricetta della felicità, vorrei parlare delle signore, delle dame del gusto che sono a palle, Alex. Sì, allora, sì, voglia. Ce n'è una che abbiamo volutamente, l'Umbria, caro Luca, eccola qua, condivisa, ce lo dicono dalla super regia, mi fa piacere. Sai chi è che le fa, che ha realizzato questo progetto, una per ogni regione? Lo sa, la conosci tu? Irene Innocentina. Sì, è una grande, è una grande, che fra l'altro collabora anche con Teletruria, una delle tue risorse in questo senso, e c'è stato fatto questo lavoro. È una grafica. Lei è una graphic designer, una per ogni regione ha cinque simboli alimentari legati. Noi in questo caso abbiamo pensato, non mi dispiaceva, e gliel'ho richiesto di trattare l'Umbria, e ora tu ci puoi fare delle domande e noi ti risponderemo su questo discorso, perché l'Umbria, ma come, siete aretini? Certo, con orgoglio che siamo. No, è chiaro che l'Umbria comunque è limitrofa, però vorrei invece entrare dentro questo simbolismo. Allora, calcola che l'Umbria per noi, per tanti motivi, perché la casa dove noi si sta a Passignano sul Trasimeno, perché l'Umbria è vicino, ci seguono tanto da sempre in tutti i lavori, anche televisivi, e tu lo sai bene, gli ascolti che fa anche nell'area umbra del lago Trasimeno, di tutto quel territorio. Allora, Umbria perché è molto vicina alla nostra cucina, ma una cucina ritenuta più meno in. E il re ne ha messo, guarda, e il tartufo nero uncinato negli occhiali, non so se Shadi lo vede, lo riconosce, ok. Poi ha messo dietro la texture, quelle rotonde, non sono, è la ceramicola, è uno dei dolci assolutamente pasquali più buoni e fantastici, è un lievitato che fanno in Umbria. Ci sono delle signore che hanno una mano, sul Trasimeno, che fanno delle ceramicole che fantastiche. Sono fantastiche. Quindi la ceramicola, l'idea della festa. Poi ha messo, vedi qua, negli orecchini, Luca, sono le lenticchie di Castelluccio di Norcia, la quella biodiversità. In scusa, una dama del gusto che ispira felicità alimentare, biodiversità a tutto spiano. In fondo, in basso, invece sul vestito è il cioccolato, che è quello in dubbio, l'Umbria, il cioccolato, Euro Chocolate, la grande cultura italiana del cioccolato, eccetera. Quindi c'è la dama del gusto di Irene che abbiamo dedicato all'Umbria, perché era appunto questo rapporto affettivo e di reciprocità. Dai, Arezzo, Umbria, molto vicino, lago Trasimeno poi. Bene, Rossalina, qual è la tua ricetta per la felicità? Ovviamente dal punto di vista gastronomico in questo caso, non per la vita, che sarebbe troppo complicata. Ecco, sì, direi. Ma io ti dico, la mia ricetta della felicità nella vita è veramente solo essere felice e cercare la felicità ovunque. E quello, vabbè. Ma in cucina, soprattutto tra le ricette scelte per il libro, sono i saccottini di farina di ceci con il baccalà, perché è un recupero di una ricetta
ricetta, diciamo di un'idea di ricetta che facevano i miei quando ero piccolina, i cesci col baccalà, classica preparazione, però ho messo il baccalà all'interno di saccottini realizzati con farina di ceci, quindi messo insieme per realizzare un piatto particolare adatto a tutti, perché non c'è lattosio, non ci sono uova, non c'è glutine, è anche a basso contenuto di nickel, per cui adatto a tutti la cucina free from che io faccio, insomma. Shadi, il tuo invece? Preferite sono deciso tra due di quelli che ho scritto io. Allora, i fiori di zucca croccanti e la torta alle carote speziata. Vabbè, quindi devo decidere io i fiori di zucca. No, aspetta Luca, no, perché nessuna delle due l'ho scritta io, queste qui. Una l'ha scritta Paolo e una la Rossanina. Mi sa che ho sbagliato ricette. Forse non erano quelle che ho scritto io, queste due. Rossanina, mi sono garbati i tuoi fiori di zucca. E Paola, non so se ci segue ancora, la torta di carote speziata. Allora, oh Luca, l'ha fatto apposta Shadi, ce l'hai Shadi capito, è il comunicatore. Shadi è un galante. No, allora io le mie non le ho ancora provate le ricette, le ho scritte e basta, mentre le loro ci ho provate, devo dire la verità. Ora qui il conduttore dovrebbe dire Shadi è un artista mancato, invece no, Shadi è proprio un artista anche, oltre a fare lo chef, quindi un artista punto, insomma. Quindi, la prima sarà faccio un po' la scena, Alex e Susanna, non vi la prendete, scusa direttore. Allora, grazie Shadi, grazie Rossanina e ovviamente Alex e Susanna, grazie per avermi concesso questa opportunità per fare questa bellissima chiacchierata che va in onda e andrà in onda anche su Teletune proprio perché ritengo che sia davvero importantissimo parlare di questi temi. Io poi personalmente posso dirlo, sono mesi che parlo in televisione solo di Covid, voglio dire, anche l'occasione per parlare di qualcosa di diverso, diverso ma non troppo però, perché attenzione, abbiamo parlato molto di salute in questa trasmissione, perché poi alla fine tra felicità e salute c'è un rapporto strettissimo. Quindi lascio a voi la conclusione. Allora, io dico grazie, avete visto, è disponibile ora anche su Amazon, il libro è uscito proprio adesso, copertina spaziale del dottor Impallomeni che ci ha ripreso e ci ha fatto questa cosa, e sono 220 pagine, 12 capitoli, è un libro consultabile, non è che è come un romanzo che devi seguire una pagina dietro l'altra, ma puoi prendere all'interno dell'indice generale l'argomento che ti interessa di più, sono in genere ogni argomento di una o due pagine, quindi ce n'è tanti, che sono sulla felicità, sulle prospettive, sul futuro alimentare. Aspetta, perché le categorie nel fai sensi... Visto che sei entrato su questo, voglio dire che, come io sono proprio reduce dalla lettura, che è godibilissima in entrambi i casi. Lo si può leggere dall'inizio alla fine, perché è uno strumento anche di grande conoscenza, che ti accompagna in un percorso, e poi è scomponibile. Sappiamo che Alex ha fatto della scomponibilità delle cose che produce, il suo stile, però è anche un libro che se te lo prendi e te lo leggi dall'inizio alla fine, ne ricavi anche un filo conduttore preciso, che ripeto è di conoscenza e di consapevolezza. Grazie anche perché, Luca. Anche perché sarà un testo relativo anche agli studenti dell'Università del San Raffaele. Quindi il corso di laurea, certo. Il corso di laurea. Gli stessi studenti hanno, perché nella triennale veramente, e Shadi guarda che giustamente insegna in una scuola alberghiera, te lo potrà dire, cioè rieducare questi ragazzi a capire quant'è importante anche sapere la storia di un cibo, che è la parte più noiosa per qualcuno, però come ti diceva Shadi, se non si hanno le basi, quindi la chiusura, storia... Chiusura, Susi, dobbiamo chiudere. Sì, io chiudo. No, però te lo dico perché sennò poi non c'è tempo. È un testo che, oltre che a livello universitario, può essere godibile da tutti e tu hai capito benissimo che si può leggere tutto in un fiato, ma anche andare ad approfondire. Io ringrazio i due, Rossanina, Chef Shadi, ma anche Laura Ciminale. Paola Lucy Ciminale, che ha fatto i dolci. È una hanno in mano il libro. Ragazzi, avete in mano il libro, cioè già che si è fatto una cosa, come a dire, non si è capito che era il libro, anche lui. Allora scusa, alzo anch'io. Allora, anch'io. Vai così. Allora, grazie davvero Luca. Grazie, Luca. Università San Raffaele Roma, Lectio Magistralis, che troverete anche nella piattaforma delle lezioni, e Accademia Italiana di Gastronomia. Grazie ai nostri interlocutori. Grazie.